Bella a tutti ragazzi, sono Pezco e oggi sono tornato con un altro nuovo video su Call of Duty Advanced Warfare. Advanced Warfare. Allora, oggi parliamo delle serie di punti, perché vi devo spiegare che sono personalizzabili e cooperative. In che senso? Personalizzabili, ovvero che appena sbloccherete quella serie di punti, voi potrete personalizzarla, tipo un'arma. A un'arma gli metterete il mirino e alla serie di punti gli metterete un'altra cosa, non so cosa, però sarà possibile personalizzarle, quindi per renderle magari più forti, insomma più utili, in poche parole ognuno avrà la sua serie di punti, perché ognuno se la personalizzerà come gli va. Poi parliamo delle serie di punti cooperative, perché quando andrete a personalizzare la vostra serie di punti potrete anche decidere se potrà essere cooperativa o no. Che significa cooperativa? Ad esempio, se io sto giocando e sblocco un aereo che spara dall'alto, in poche parole, se io ho deciso che potrà essere cooperativa, un giocatore della mia squadra potrà collegarsi, in poche parole, collegarsi, non so proprio precisamente come funziona, però potrà collegarsi al mio aereo, tipo un computerino che c'hanno al polso e poi se lo mettono in mano, e entrare, cioè collegarsi all'aereo, e quindi magari io sparo con dei cannoni e lui spara con la mitragliatrice, e quindi potremmo uccidere più nemici insieme. In poche parole, queste sono le serie di punti cooperative. Le serie di punti potranno essere personalizzabili e nella personalizzazione si potrà mettere che cooperative, ovvero che potranno essere utilizzate da due giocatori contemporaneamente. Ok, poi passiamo avanti e parliamo delle armi a energia concentrata. Queste nuove tipi di armi esistenti in Call of Duty Advanced Warfare. E per la gioia di tutti saranno armi con munizioni infinite. Sembrerà strano, ma avranno proprio le munizioni infinite, perché queste armi saranno delle armi che sparano tipo un raggio luminoso, non so, che tipo brucia, insomma tipo un laser, roba del genere, ma che è infinito, munizioni infinite. Però l'unico problema è che praticamente più sarà utilizzato, più si surriscalda. Quindi se voi starete mezz'ora a sparare a un nemico, è ovvio che quella poi non spara più perché si è surriscaldato. Invece se voi gli sparate un po' e poi lasciate, non gli sparate più, quella, l'arma si raffredda, e poi magari se riprendete a sparare si surriscalda. In poche parole, queste sono le nuove armi del futuro presenti in Call of Duty Advanced Warfare. Poi passiamo avanti, perché ci sono delle nuove specialità e oggetti, ovvero ci sarà la granata tattica variabile, ovvero questa granata tattica variabile, quando voi sarete per lanciare la granata potrete decidere se dovrà essere una granata stordente, AMP, marcatrice o fumogena. Quindi voi avrete, con una granata ne avrete ben 4, ok? Quindi voi state a lanciare la granata, vi serve un assordente, lanciate un assordente, vi serve un fumogeno, lanciate il fumogeno, vi serve un AMP, lanciate un AMP, vi serve la granata marcatrice, lanciate la granata marcatrice. Quindi dipende dalla situazione, potrete utilizzare le varie granate in modo da aiutarvi il più possibile. Poi i giocatori potranno utilizzare una minimappa ampliata grazie a delle nuove specialità, non so bene, non ho capito bene cosa significa. Ci saranno delle armi che potrete equipaggiare dei proiettili traccianti, ovvero che se voi colpirete un nemico
quel nemico apparirà sulla minimappa di tutti i giocatori della vostra squadra. Ok ragazzi, vi ho spiegato anche queste, sempre nell'ambito del multigiocatore di Call of Duty, queste piccole informazioni. Se avete altre informazioni, mi raccomando, commentate, scrivetemeli nei commenti, iscrivetevi al canale, mettete mi piace alla pagina Facebook, lasciate un pollicione in su a questo video. Ragazzi, dopo questo ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti!